Uno degli ultimi appuntamenti sulle presentazioni dei libri qua di Brincantina, 13ª edizione. Noi siamo presenti ormai da 5-6 anni con i nostri autori e questo ci fa molto piacere. In questo momento mi fa particolarmente piacere perché è la prima presentazione di questo volume, edito da Ivens Editrice, che è la nostra casa editrice, nella collana Venezia e Veneto Vivo. È un saggio storico, poi dopo Federico Moro, l'autore qui, vi dirà con notizie e letture, è anche bravissimo nel leggere estratti, anche se questo Paolo è anche una narrativa. Mi fa piacere presentarlo qui perché finalmente nel Veneto abbiamo qualcosa dedicato all'editoria del territorio. È un festival molto piccolo, anche che dura solo 2 giorni, però molto prestigioso secondo noi, per cui questo ci fa molto piacere. Adesso passo subito, visto che ho le presentazioni in casa, anche se noi siamo l'ultimo, poi dobbiamo iniziare puntuali, passo la parola a Federico Moro. Grazie. Grazie Daniela, grazie a voi che siete qui in questo giorno in cui pioggia e sole si alternano continuamente. Siamo quasi sulle rive del Piave e quindi comincerei con darvi un piccolissimo estratto che parla proprio di un evento accaduto qui, che comincia qui. Intanto Francesco Novello a maggio, senza alcun timore vista l'esiguità del suo contingente, Francesco Novello in questo momento ha appena 200 lance arruolate in Friuli, più 100 che ha recuperato per strada e 200 fanti, questi sono i numeri, quindi 300 lancieri e 200 fanti, passa il fiume Piave. Avvertito che 800 lance Viscontei sono in marcia per intercettarlo, cambia direzione, svolta per Settimo, Guadalsile e punta su Rustega. Dove si sta dirigendo? Imbocca la strada di Noale e spugna la fortezza di Stiana, dove i 1000 difensori agli ordini di Francesco Fringimelica passano dalla sua parte e conquista Rustega. Padova, questa è la meta di Francesco Novello, occupa il ponte di Vigo d'Arzare e si spinge in sotto le mura cittadine, mostrando la bandiera. Il primo scontro a Porta Codalunga è a favore dei difensori guidati da Geremia da Perago. Novello ritenta, è mezzanotte. E in questa che vi sto per leggere c'è uno dei motivi di fondo per cui ho scritto questo libro. Seleziona 40 uomini. Si avvicina al fossato e si presenta al ponte di San Jacopo vicino alla porta Codalunga. Sa bene che lì l'acqua non supera il ginocchio, rullano i tamburi, sale l'urlo di guerra, carro, carro, quindi gridando chi mi ama non mi abbandona. Francesco Novello da Carrara entra nel fossato, là dove sorge una modesta parafitta. I 40 che ha con lui lo seguono e a colpi d'ascia demoliscono l'ostacolo. Giorgio Biancardo lancia il contrattacco, le lance coperte da balestrieri e arcieri, sembra farcela, ma Francesco Novello combatte come un invasato, guida i suoi all'assalto, cattura Biancardo, sbanda i suoi uomini, penetra dentro la città, si riprende Padova. E non è la prima volta, non è il primo esempio in cui Francesco Novello da Carrara dà una dimostrazione di valore personale e di totale sprezzo del pericolo sul campo di battaglia. Un altro precedente che io riporto con una certa larghezza di descrizione è a Castagnaro, in quella che è una delle più celebri battaglie del Medioevo italiano, il cosiddetto capolavoro di John Arkwood, in realtà di John Arkwood, di Giovanni Dazzo, di Francesco Novello, di tutti i capitani ferraresi. Beh, a un certo punto per Francesco Novello combatte in prima fila con la sua cotta, con la sua tunica bianca con il simbolo dei carraresi sopra, e Arkwood stesso gli dice, cioè, cerchiamo di toglierlo di lì perché se lo catturano è un bel problema, e lui per tutta risposta va in prima linea. È un grande trionfo. Francesco Novello da Carrara, un uomo di straordinario valore, un uomo che per riprendersi Padova, così come abbiamo visto, scendendo di notte con un manipolo di audaci nell'acqua gelida dei fossati, ha attraversato
tutta Europa. Prigioniero di Gian Galeazzo Visconti ad Asti, fugge da Asti in Francia, sempre seguito da quella straordinaria figura femminile che è Taddea d'Este, sua moglie, raggiunge Avignone, poi per mare una specie di odissea lungo le coste francesi, ligure, sempre inseguito dagli uomini di Gian Galeazzo che lo vogliono morto. Arriva a Pisa, quindi a Firenze, andrà fino in Germania in cerca di aiuti, di alleati, e tesse una straordinaria ragnatela che alla fine riporterà lui e i Cavaresi a Padova. È un motivo sufficiente per scrivere un libro? Evidentemente no. È un motivo però che può spingere a indagare, specialmente quando in altre occasioni precedenti avevo scoperto che qualche anno prima, esattamente a cavallo tra il 1378 e il 1380, Padova aveva veramente rischiato di conquistare Venezia. Beh, allora, sommando questi due elementi, uno comincia a indagare sulla storia di una famiglia e di una città che tanta parte hanno avuto anche qui. Treviso è l'oggetto del contendere sistematico della marca trevigiana tra cararesi e veneziani, perché chi ha il controllo della marca trevigiana ha il controllo del Veneto e delle vie delle Alpi. Le vie delle Alpi, la geografia spiega perché Padova sia così importante. Oggi, osservazione banale, le linee ferroviarie si incrociano a Padova. Non è mica una casualità, è semplicemente un ripetersi di ciò che è sempre stato. Padova si trova al crocevia di strade fondamentali che uniscono la Nord Europa, e parliamo del Mar Baltico, con il Sud, e collegano tutto il centro Europa con il mare che è più vicino, e cioè l'Alto Adriatico, perché la linea dell'Alto Adriatico è il punto di mare più vicino al centro Europa che esista. Non è il mare del Nord, non è il Baltico, è assolutamente l'Adriatico, questa sorta di autostrada liquida che penetra nel cuore dell'Europa. E Padova è lì. È stata una città importantissima nel passato. Poi le vicende sfortunate, conquiste e devastazioni l'hanno ridotta a una provincia contesa. Saranno proprio i cararesi a trasformare questa provincia contesa tra scaligeri, veneziani e quant'altro in un centro politico e militare della massima importanza. Se noi andiamo a Padova e passeggiamo per le vie della città, ci rendiamo conto che i 50 anni tra il 1350 e il 1400 hanno forgiato l'aspetto della città. È chiaro che ci sono opere e monumenti più antichi, però è quello il momento in cui la città raggiunge un livello di ricchezza, di prosperità, riesce ad attirare intellettuali, artisti, filosofi del massimo livello attorno a questa università, che è la seconda più antica del mondo e che i cararesi, prima di loro il libero comune, coltivano, potenziano, sviluppano. Giotto, il più caro pittore dell'epoca, oltre che l'iniziatore della pittura moderna, lavora soprattutto a Padova. È vero che Assisi resta il più vasto ciclo di opere di Giotto, però a parte Assisi, a Padova, agli Scrovegni, e purtroppo noi abbiamo perso gli affreschi del Salone, cioè del Palazzo della Ragione, che sono andati bruciati in uno di tanti incendi che hanno devastato quell'opera. Salone è stato affrescato dopo con la consulenza di uno degli intellettuali più controversi, straordinari e importanti che l'Italia abbia avuto in quel periodo, che è Pietro d'Abano, l'uomo che la Chiesa, dopo che è morto in esilio, fa risumare
processa da morto, lo bruciano da cadavere perché è accusato ovviamente di neopaganesimo, cosa che è assolutamente vero perché dobbiamo ammetterlo, però insomma questo è stato il destino di Pietro d'Abano. Beh, è questa la Padova di questo tempo. È una città in piena espansione, è una città in cui i signori da Carrara si rendono conto che hanno un gravissimo problema. Il loro problema è questo: visto dove siamo, visto quanto ricchi siamo, chiaramente o saremo prede o saremo predatori. Notate l'attualità incredibile, quasi beffarda, di questa considerazione. Quando si è ricchi, quando si è in una posizione strategica, inevitabilmente si attira l'attenzione di qualcuno. Non so se questo possa essere un paragone valido per l'Europa di oggi. Io credo di sì. Ed è un qualche cosa che dovrebbe farci riflettere, perché studiare storia, analizzare anche un periodo apparentemente così lontano, che può essere anche lontano dalla nostra sensibilità, come il XIV secolo, in realtà ha sempre una funzione, quella di fornirci degli strumenti per cercare di capire il mondo di oggi. La storia e la geografia. La geografia prima ancora della storia, perché è su una carta geografica che noi riusciamo a comprendere il perché di determinati eventi, perché le cose accadono in un modo, perché soprattutto si sviluppano, e dopo la storia ci fornisce quelle risposte che spesso noi non riusciamo a trovare nella cronaca. Come diceva Arthur Bloch, l'apologia della storia, come serve la storia? Beh, serve a proiettare il nostro passato in modo da fornire delle risposte a noi. Lidl Art ci aggiungeva: è il filmato del passato che viene proiettato sullo schermo del futuro, se noi riusciamo a capire, vogliamo capire. Dopodiché, naturalmente, geografia e storia sono totalmente negate e ne paghiamo le conseguenze, così ci poniamo spesso delle domande assurde: ma perché accade questo lì? E perché non doveva accadere questo lì? Prendiamo il caso che è più così di moda della Siria e dell'Iraq. Tutti a meravigliarsi che lì ci sia un mosaico di religioni, di etnie, di popoli che da sempre si combattono ferocemente. Nessuno a leggersi per dire una storia delle crociate in cui il buon Baldovino di Gerusalemme, il re lebroso, il grande stratega che riesce con un pugno di cavalieri e degli ordini come gli ospitalieri, i templari, a tenere il regno contro, come fa? Semplicemente, come scriverà Raimondo Montecuccoli nelle sue memorie, suscitando discordie nel campo altrui. Fintanto che non arriva Saladino a riunificare tutte le tribù che si combattono tra di loro e che grazie al loro franco continuano a combattersi, il regno di Gerusalemme vive. Suscitare discordie in campo altrui, quello che da Carrara faranno su scala industriale per circa 100 anni, e quello che i veneziani faranno e eleveranno a prassi politica fondamentale, quello che non si fa di norma sempre oggi. La CIA arma alla Nusra e gli fornisce missili, armi, munizioni, e l'Arabia Saudita e il Qatar il denaro, i russi bombardano alla Nusra perché a loro serve e interessa Assad. E alla domanda come mai l'ISIS prospera per semplice ragione che nessuno ha veramente interesse ad annientarlo. La guerra si combatte anche per interposta persona. Tutto questo sembra strano, ma lo trovate anche in questo libro, perché nell'esaminare le vicende prima del libro comune in Padova, dopo dei da Carrara, si riscopre come in fondo la politica è sempre
lo stesso tipo di attività, e come diceva von Clausewitz, la guerra non è altro che una sua continuazione con altri mezzi. Questo fa Neda Carrara, ed è questa la loro grandezza. Loro hanno capito che per sopravvivere Padova deve diventare capitale di un grande stato. È il disegno che in tutto il 300 e il 400 le vari potentati italiani inseguiranno costantemente. Lo hanno un po' imparato dei Della Scala, in modo particolare da Can Grande, quel uomo sfortunatissimo che alla porta di Santi 40 a Treviso muore per un bicchiere d'acqua, e a quanto pare è realmente morto per un bicchiere d'acqua. Ha fatto una congestione, lo hanno curato con una erba medica molto in voga all'epoca, però che assunta in quantità eccessiva diventa tossica, almeno queste sono, da quello che ho letto recentemente, le conclusioni finali degli anatomi patologici che hanno riesumato e rianalizzato il corpo di Can Grande. Un po' la situazione di Alessandro Magno, anche Alessandro Magno muore in questo modo qui, e per eccesso di cure, sempre stare attenti con i medici, come tenerli un po' così, no? non fidarsi ciecamente. Troppe medicine fanno male, non sempre fanno male. Beh, questa è quindi la linea, diciamo, Can Grande, Pezzellino da Romano, Ida Carrara, ovviamente i Visconti, che sono quelli che ci vanno probabilmente più vicino, e poi nel 400 anche la Repubblica di Venezia, che ci andrà molto ma molto vicino, ma questa ovviamente è un'altra storia. Venezia però avrebbe potuto diventare in fondo un possedimento di Padova. Cosa ho detto? Un'eresia? Lo posso dire qua, perché se lo dico a casa magari faccio una brutta fine. È grossa, però non è così grossa come potrebbe sembrare, perché se noi rianalizziamo la guerra di Chioggia, alla fine del 1989 sono i genovesi che sostanzialmente si rifiutano di vincere, o meglio, non vogliono affondare il colpo così come Francesco il Vecchio vorrebbe, conquistando ovviamente Venezia, come sarebbe nelle possibilità di Pietro Doria e dell'armata congiunta carrarese ungherese, di cui sempre ci si dimentica, ma gli ungheresi sono in piena attività per tutto il 300 in funzione antiveneziana. Potrebbero farci, ma Pietro Doria dice di no. Perché dice di no? Perché si rende conto che tutto questo andrebbe a vantaggio del signore di Padova, sarebbe lui la nuova superpotenza in alto Adriatico. Interessa questo a Genova? Mica tanto. E allora si perde quello che si era già vinto. Un po' quello che succede nella primavera del 1848 dalle parti di Verona. Che cosa succede? Gli italiani avevano vinto la prima guerra di indipendenza. L'avevano vinta sicuramente, al punto che il governo inglese dà a Lord Minto, che gira per l'Alta Italia, queste disposizioni. Beh, insomma, dobbiamo rassegnarci che gli austriaci andranno fuori e noi dovremo confrontarci con un nuovo Stato, almeno in Alta Italia, unitario, che nasce da questo vicenda. Erano tutti convinti di questo, però non avevano fatto i conto con l'odio antirepubblicano dei Savoia. E i Savoia, pur di sconfiggere il movimento repubblicano a Milano, a Venezia e a Roma, temporeggiano, aspettano, non affondano il colpo, fin tanto che da Gorizia parte la Val Nugent, questo strano olandese al soldo dell'Austria, che porta a Radeschi un corpo di soccorso attraversando tutta la pianura in una cavalcata pazzesca e straordinaria per certi aspetti, che non trova neanche opposizioni, perché i veneto-veneziani ne combinano in tutti i colori per facilitargli la strada. Anche qui tra Montebellone e Cornuda riescono a non fermarlo, e insomma a quel punto, con i rinforzi in mano, Radeschi spedisce a von Schwarzenberg una supplica: dammi ancora 3 mesi. Era pronto von Schwarzenberg a firmare la resa con i Savoia. Dammi ancora 3 mesi.
3 mesi gli furono dati e vinse a Custoza. Quindi non c'è da meravigliarsi che Pietro Doria reagisca in quel modo e sostanzialmente mandi in bestia il povero Francesco il Vecchio, il quale si vede sfuggire la possibilità di farla finita con Venezia, e sarebbe stata tutta un'altra storia. Tutti i libri sui Carraresi partono da un presupposto, sono anche disposti a sottoscrivere la grandezza di visione di questi due da Carrara. Dopodiché, se volete, facciamo 4 chiacchiere magari su qualche domanda vostra che può diventare più divertente. Io posso andare avanti fino alla chiusura, però magari così io vi do questi input e vediamo se riusciamo a costruire qualcosa. Il problema quindi di chi ha esaminato la storia di Carrara, gli accusano di essere sostanzialmente dei mitomani, cioè si sono gettati in un'avventura per la quale non avevano le risorse. Questo libro nasce dall'idea assolutamente di rivalutare la figura sia di Francesco il Vecchio che del figlio Francesco Novello, non solo per le qualità umane, hanno fatto una morte tale che riscatterebbe qualunque errore in vita, la morte di entrambi è ampiamente raccontata, perché merita di essere raccontata. I Carraresi sono stati sterminati dai veneziani con una crudeltà che è inimmaginabile, grandi, piccoli, medi e piccoli, per generazioni. Però soprattutto li rivaluta sotto il profilo politico. Il libro, che ha un'impostazione geopolitica molto forte, dice: a Padova non avevano in realtà alternative, o così o scomparire. Il sogno poteva anche diventare realtà, anche perché i Carraresi hanno i mezzi. Hanno i mezzi finanziari soprattutto, è un po' la situazione di Venezia in seguito. Venezia sarà così ricca da poter sostanzialmente affrontare qualunque prova. Pensiamo alla Lega di Cambrai, la guerra Lega di Cambrai, Venezia da sola contro tutta Europa. Beh, ha i mezzi finanziari per affrontare e per uscirne in condizioni a sopravvivere, che già perde qualcosa, ma insomma possiamo considerarla una guerra vittoriosa, visto che doveva scomparire. E il vero lato debole dei Carraresi è lo stesso di Venezia, dei Visconti, di Cangrande e dell'Italia tutta, di ieri e di oggi, mi permetto di dire. Manca lo strumento vero con cui attuare una politica, e lo strumento vero è lo strumento militare. Ai Carraresi, che si affidano in esclusiva a forze mercenarie assolutamente volubili e inaffidabili, manca quel mezzo, quello strumento che solo le forze armate, chiamiamole così, nazionali, potrebbero dare. È il problema di Venezia, solo che Venezia almeno a lungo avrà la flotta, che sarà composta da veneziani e sarà il perno della sua anche lunga durata. Questo è il grande messaggio che arriva dal passato. D'altronde è stato il problema di Roma quando passa da un esercito, il fatto che portare le armi fosse non tanto un dovere quanto un diritto del cittadino, che è un concetto greco. Il fatto di servire nell'esercito è il diritto che dà la dimostrazione che tu sei un cittadino. Socrate, Platone lo mette in bocca ripetutamente a Socrate, tanto nell'Apologia di Socrate quanto nelle leggi. Leggi sono le mura della città, le mura della città sono difese dall'opprita, e essere opprita è essere cittadino vero, quindi è un diritto. E sfortunatamente, quando diventa una professione,
Beh, i mercenari sono sicuramente superiori per abilità, per capacità, per, tecnicamente non c'è paragone tra un mercenario e, diciamo, un soldato cittadino. Però alla lunga il soldato cittadino è quello che fa le rivoluzioni e le difende, come la grande rivoluzione francese insegna, il soldato cittadino è anche disposto a combattere e a morire per qualcosa in cui crede veramente, mentre il mercenario combatte solo per denaro, quindi non avrà la stessa disponibilità. I da Carrara patiscono questa grave debolezza, che però è tipica di tutti gli stati italiani. È quello che Niccolò Machiavelli, visto che su un banco ho visto un'edizione molto bella della guerra di Niccolò Machiavelli, lo dirà ripetutamente: il nostro problema è questo. Noi abbiamo magnifiche città, molto ricche, piene d'arte e tutto quanto, però noi non vogliamo combattere. E questa è la fierezza e questa è la ragione per cui scendono le Alpi, arrivano dal mare, ci conquistano e ci devastano. E questo è il problema anche dei carraresi, la ragione per cui il sogno diventa un incubo, non si materializza e Padova verrà conquistata. Io mi fermo qui e vi cedo la parola se avete qualche curiosità, domanda, contestazione, perché io so di sostenere sempre tesi piuttosto controcorrente e spesso irritanti. Scusa Federico, ma non avevano alleati, nobiltà, a parte in giro per l'Italia qualcuno che li potesse essere, a parte i genovesi che hai già citato, che però erano ballerini? Di alleati ne hanno tantissimi, anche perché hanno una formidabile abilità diplomatica, disponendo anche di mezzi finanziari per comprarsela. I loro alleati principali, prima ancora dei genovesi, sono gli ungheresi. Questa storia degli ungheresi è sempre così un po' ballerina, nel senso che appaiono, scompaiono, ma nessuno visualizza bene il perché. Beh, è la stessa ragione per cui Zara si ribella 7 volte ai veneziani e 7 volte i veneziani la devono conquistare perché non vuole essere assorbita dalla Repubblica, perché è uno dei porti naturali del Regno d'Ungheria sull'Adriatico. L'Ungheria è molto più grande di quello che noi oggi possiamo vedere, mai l'Ungheria è stata così piccola in un certo senso come oggigiorno. Non le manca solo la Transilvania, che è stata incorporata alla Romania, non le manca solo la Voivodina, che è in Serbia, e effettivamente è, per dire, la Croazia, anche sotto l'impero Sacro Romano Impero prima, poi d'Austria, poi Austria-Ungheria, la Croazia era organicamente ungherese ed era governata in un regime di semi-autonomia da un bano, il Banno di Croazia, che era un nobile croato, però faceva riferimento alla colonna ungherese. Gli ungheresi in questo periodo, tra l'altro, sono governati dalla casa d'Anjou, quindi da una casa di origine francese, che ha una importanza formidabile nella storia d'Europa, perché sono gli stessi che governano a Napoli in questo periodo, sono quelli di Lestri siciliani contro cui la Sicilia insorge, che poi nel 400 gli aragonesi riusciranno a cacciare da Napoli. Questi Anjou sono sparpagliati un po' in tutta Europa, ma in Ungheria hanno uno dei loro, diciamo, caposalti fondamentali, e svolgono una politica che è allo stesso tempo nazionale ungherese e dinastica. Tutto questo loro intromettersi nelle questioni politiche italiane deriva da 2 ragioni fondamentali. La prima è banalmente geopolitica e geostrategica. L'Ungheria ha lo sbocco al mare sull'Adriatico, la costa orientale adriatica, quindi per loro è di vitale importanza. I porti di Fiume, Zara e Spalato devono essere ungheresi nell'ottica ungherese. Ancora oggi mi pare che il Fiume sia il porto principale in effetti dell'Ungheria. E questo li mette in rotta di collisione con Venezia.
perché Venezia ha bisogno di quella rotta per avere il controllo della navigazione in Adriatico. Questo per una ragione che tu, Francesco, forse avrai sentito molte volte, qualche volta mi tocca ripetermi. L'Adriatico è un mare un po' particolare, ha una corrente principale costante, una autentica rarità, che scende, che sale, diciamo, da Corfù lungo la costa orientale, gira nel Golfo di Trieste e torna giù lungo la costa occidentale, è la ragione per cui c'è l'acqua alta a Venezia, insomma, e ha anche un regime di venti piuttosto singolare. Sono venti costanti, sono lo scirocco che soffia dalla Siria, come dice il nome, quindi è un vento meridionale, e la bora, cioè un vento da nord-est. Questi due venti, che pure hanno provenienze diverse, però entrambe favoriscono la navigazione lungo la costa orientale, navigazione che all'epoca è a remi e a vela, e conseguentemente ha bisogno di fermarsi ogni notte. Quindi servono anche delle baie protette. Queste baie protette si trovano solo dove ci sono isole, una costa frastagliata, cioè la costa orientale. Già detto Livio aveva definito la costa occidentale italiana impetuosa Italia litora, cioè le coste italiane senza porti, perché dal Conero giù fino al Gargano non ce ne sono, e i fondali sono bassi e sabbiosi, che è molto bello per le spiagge, però è pericolosissimo per ancorare le navi non trovano ancoraggi protetti. Tutto questo costringe, diciamo in un certo senso costringe, spinge gli ungheresi a contro i veneziani sulla costa orientale. L'altra ragione è invece dinastica, loro tendono a cercare di riunificare le corone d'Ungheria e di Napoli, perché sono due rami della stessa famiglia. Quindi per dove si passa per andare dall'Ungheria a Napoli? Ma per di qua, ovviamente, tra Maserada, lungo il Piave, il Montello, Padova, Treviso, gli ungheresi hanno combattuto infinite volte, il più delle volte a fianco dei, quasi sempre a fianco dei carraresi, contro i veneziani e contro i nemici di turno. Dopo ci sono anche altri alleati, tipo gli Asburgo. Anche gli Asburgo spesso e volentieri sono alleati dei da Carrara, perché cercano di limitare l'invadente potenza veneziana che controlla tutti i commerci da e per il centro Europa. Ne hanno uno di pericolosissimo e fatale, che è Gian Galeazzo Visconti, il quale era noto per il detto chi di gatta nasce il topo mangia, il quale però dopo si mangia prima gli Scaligeri, dopo i Carraresi, tutto con l'aiuto dei veneziani, che quando si accorgono quale mostro si sono creati a due passi da casa, allora aiutano Francesco Novello a riconquistare la Reggia di Padova per porre un freno all'espansione viscontea. Posso farti un'altra domanda, visto? Cioè, ma i padovani davano consenso ai carraresi? Perché sappiamo il rapporto di da Zecchino e da Romano, quei padovani che erano. I padovani davano consenso ai da Carrara, perché se ricordiamo i pessimi rapporti per il Zecchino III da Romano con i padovani, è da pensare che i padovani fossero un po' contrari a qualsiasi signoria, a qualsiasi signora, a quelle famiglie nobili che dominasse. Avevano il consenso? Allora, indubbiamente la storia è diversa rispetto a Ezzelino, quello dei da Carrara. I da Carrara vengono chiamati a un certo punto della guerra contro Verona proprio per cercare di sedare le lotte fratricide cittadine. È un po' la storia di Medici a Firenze, la storia di tutte le signorie, perché a un certo punto i comuni
È una storia di un'attualità incredibile in questa Italia, no? Le lotte fratricide che portano alla devastazione di tutto. Il Signore viene visto come colui che porta la pace, anche perché le lotte politiche allora venivano svolte, come ci racconta in Giulietta di Romeo Shakespeare, per le strade con le armi in pugno. Cioè si ammazzavano, non è che questo trasformava le città continuamente in luoghi di combattimento in cui le fazioni si costruivano di veri e propri castelli interni, le torri, perché ci sono le città con tutte queste torri, perché le torri servivano a avere il controllo di una fetta di territorio e controllo militare proprio. Erano lotte senza fine che poi fiaccavano il corpo della città e i comuni finiscono per la loro incapacità di comporre i conflitti in forma pacifica. Arriva il Signore e Jacopo I da Carrara diventa Signore di Padova, che poi noi diciamo Signore, anche loro alla fine diranno Signore, ma in realtà ha tutta una serie di titoli, cioè Capitano di Giustizia, Gonfaloniere, eccetera. Le forme repubblicane in qualche misura vengono mantenute. E per, dopo la sconfitta contro gli Scaligeri, in un momento in cui le lotte interne sono furibonde e anche se i da Carrara, per finanziare la loro politica espansionistica, tasseranno i padovani in forma quasi esasperata, nonostante tutto la cittadinanza sarà sempre grata a loro per la pace che riescono a imporre nel territorio. Tanto è vero che, come in tutte le famiglie signorili, gli omicidi interni sono formidabili, le lotte tra fratelli, padri, cugini e zii continui e si risolvono in maniera sanguinosa, però il successore, diciamo, il capo della famiglia viene sempre riconosciuto e a lungo i padovani avranno nostalgia dei da Carrara, per questo anche che i veneziani perseguiranno una politica di sistematica abrasione della memoria dei carraresi, arrivando al punto di distruggere le tombe di Finiano Zaccarini e di Francesco il Vecchio nel battistero di Padova, a cancellare tutti i simboli carraresi ovunque si trovassero, perché in effetti negli strati popolari c'era una notevole nostalgia della signoria carrarese, anche perché coincide con il periodo di maggiore benessere della città, nonostante le guerre. È soltanto durante la fase finale dell'assedio che i padovani si ribellano a Francesco Novello, che sapendo che fine lo aspetta vuole continuare a resistere. Anche perché Francesco Novello, qua ancora la caratura diciamo umana del personaggio, quando a Piove di Sacco Carlo Zen riesce ad aggirare la linea padovana e costringe Francesco Novello dentro le mura, cosa fa? A quel punto, da un punto di vista militare, lui avrebbe dovuto respingere i contadini che cercavano rifugio in massa dentro le mura della città, perché si riempiva di poche da sfamare, di focolai di epidemia, insomma di 100.000 problemi che sarebbe stato bene dal punto di vista meramente militare tenersi fuori. Invece li accoglie. Tra l'altro questa fuga dei contadini di fronte ai veneziani la dice lunga di quanto popolari fossero nelle campagne padovane. E lui li accoglie dentro la città, e quindi creandosi tra l'altro appunto un problema enorme. Però lo fa per proteggerli. Quindi questo la dice, sono personaggi che hanno saputo suscitare simpatia, se non proprio amore. Quando Francesco Novello ritorna a Padova con 300 uomini, la città insorge contro gli Visconti. Nel giro di una settimana ne ha 12.000 ai suoi ordini, che sono sufficienti per spezzare qualsiasi
velleità viscontea di riprendersi la città. Prego. Sentendo parlare prima di questi odi fratricidi che ahimè caratterizzano la storia d'Italia passata e presente a qualsiasi livello, per la prima volta mi è venuto in mente che il nostro inno nazionale si intitola Fratelli d'Italia, e a questo punto sono fratelli coltelli tra parenti d'Italia. Sarebbe interessante sentire un po' la storia dei rapporti fra Ungheria, fra ungheresi e diciamo e l'Italia centro-settentrionale, insomma, perché mi viene in mente che un'ipotesi di interpretazione di quello che è il quadro più misterioso forse della storia dell'arte, che è la flagellazione di Piero della Francesca, vede nel personaggio biondo non tanto il figlio di Guido da Montefeltro, assassinato dal malvagio consigliere, ma proprio il re d'Ungheria, Matteo Corvino, che avrebbe dovuto guidare una crociata contro. Poi i patrioti nell'Ottocento, no? Patrioti ungheresi che sono venuti a combattere per la libertà dell'Italia, insomma. La bandiera ungherese che mi pare c'è anche male. Sì, ci sono tante, ecco, mi incuriosirebbe sapere anche altre storie. Però quello che mi viene da chiedere, guardando il titolo Il sogno dei Carraresi, è questo, cioè prima è stato nominato il Zerino da Romano, i da Carrara e il Zerino da Romano, tutti progetti politici, no, di conquista e di creazione di uno Stato nuovo, ecco. Però c'è una differenza fondamentale fra i due, cioè i da Carrara, quello che io riscontro girando la città, hanno promosso una politica di intervento sul territorio che riguarda l'urbanistica, che riguarda l'arte e ovviamente riguarda anche la qualità di vita, che è incredibile, cioè nel giro di pochi decenni hanno concentrato gli interventi sul territorio che mediamente non vediamo in quasi nessun altro in quella concentrazione, ecco. E allora mi interessava sapere di questa, di questo loro aspetto, di questo progetto, interesse che avevano al di là ovviamente del sogno politico di affermazione militare, eccetera. C'era anche questa, almeno io così l'ho percepito. No, senz'altro il discorso del sogno va allargato. Io così l'ho accennato a un certo punto, quello che noi vediamo a Padova ha una collocazione temporale sostanzialmente nella seconda metà del Trecento in gran parte. Ed è vero, ed è vera l'osservazione degli interventi sul territorio, quelli idrografici per esempio, sui fiumi, per regolarli e per evitarne le piene disastrose, interventi di bonifica, interventi urbanistici nelle città, non solo a Padova ma anche in territori minori come Cittadella. L'elenco sarebbe inevitabilmente lungo. Padova capitale, perché a differenza di Zerino, che comunque si muove in una logica diciamo medievale dell'impero, lui è un ghibellino, è il signore del territorio per conto dell'imperatore, nient'altro gli interessa in effetti, e non per niente susciterà tanti odi contro la sua persona e contro il suo potere. E da Carrara invece hanno un'idea di Padova come capitale di uno Stato. Da questo punto di vista sono ben più avanti dei veneziani, perché Venezia sarà la città-stato dominante di un territorio
con la quale intesse dei rapporti, tiene delle relazioni, ma non è e non sarà mai, che non sarà la debolezza strutturale della Serenissima come stato, uno stato strutturato, e la città non, è la, non sarà mai la capitale, è la dominante, non così Padova che è la capitale effettivamente, di uno stato ben più piccolo, di uno stato che è più diciamo in fieri nella testa dei da Carrara. Ci siamo dimenticati finora dell'espansione in Friuli, perché Francesco Vecchio perseguirà per anni, dopo aver occupato la Marca Trevigiana, l'obiettivo di incorporarsi anche il patriarcato del Friuli, e non ci riuscirà, e questo è un altro dei punti deboli, diciamo, delle sue sconfitte, ma l'idea è quella di una compagine statuale strutturalmente unitaria, cioè il signore, però anche i nobili, per dire, mentre gli aristocratici di terraferma per i veneziani non contano nulla, ricordo il famoso discorso di Scipione Maffei all'inizio del Settecento, che dice, beh, insomma, magari un po' di nobili di terraferma si potrebbero anche aggregare al maggior consiglio, questo faciliterebbe le cose. Beh, questo avviene normalmente alla corte dei da Carrara, naturalmente devono essere personaggi che si inseriscono all'interno delle dinamiche familiari e statuali e collaborano attivamente sul territorio a questo fine, ma ce ne sono infiniti esempi. E oltretutto, nel loro sforzo anti-veneziano, ovviamente catalizzano la simpatia di tutti i ceti mercantili della terraferma, perché, per dire, quando combattono contro i veneziani per il monopolio del sale, è chiaro che un monopolio veneziano del sale mette tutta la, perché il sale è una materia prima fondamentale all'epoca, non è come adesso che è più così un divertimento, all'epoca è necessario per la conservazione dei cibi, quindi non se ne può fare a meno. Beh, combattere contro il monopolio veneziano del sale naturalmente attira le simpatie di tutti i ceti, sia mercantili, agricoli e via dicendo. Quando combatte contro le pretese veneziane di essere lo scalo unico di tutta la terraferma, beh, è ovvio che chiunque faccia finanza, banca, assicurazione, qualunque tipo di attività, non può che essere d'accordo con i da Carrara. Quindi sono lungimiranti in questo, e al di là del peso fiscale non faranno poi gravare più di tanto sulle cittadinanze il peso della guerra, proprio perché si avvarranno sempre di mercenari. L'altro aspetto è che non coinvolgono la popolazione nella guerra direttamente, se non quando la perdono, e questo quindi ha anche i suoi vantaggi, non solo gli svantaggi che prima, di cui prima ho parlato. Secondo me non sono di più gli svantaggi, però insomma diventa anche una scelta politica popolare. Altra scelta politica molto popolare, lo straordinario impulso che danno le università. Perché questo non è una loro, e anche il comune l'aveva ovviamente istituita e l'ha protetta, però sono i da Carrara che le danno quell'impulso che poi manterrà per secoli anche questo. E più il clima di libertà che si respira a Padova. Petrarca è amico personale di Francesco il Vecchio, intellettuali, pittori, ci sono più fiorentini a Padova credo che in giro per il resto d'Europa momenti, basti pensare che anche per dire che so giusto del bene vuoi, il fiorentino è quello che affresca il Duomo di da Carrara, le donne da Carrara, Fina Buzzaccarini, la Taddea d'Este, Belfiore da Camerino, che creano tutto un circuito di persone e di ambienti in cui le idee circolano e circolano anche con grande libertà. Qualcun altro? Ci fermiamo qui?
non ci fermiamo. Francesco il Vecchio e Francesco il Giovane è di grande rispetto e distingo un pochino la coppia dagli altri personaggi. Questo è indiscutibile. Io tendo a pensare che Francesco il Vecchio ha i suoi meriti, però è Francesco Novello che ha delle qualità umane superlative. Tutte le cronache viene sempre definito, diciamo, basti pensare che alla fine della guerra di Chioggia il padre spedisce il figlio 14enne a Venezia a inginocchiarsi davanti al doge, cosa che naturalmente i carraresi non dimenticheranno mai, a subire quella pubblica umiliazione sconvolgente per trattarla. Questo vuol dire che ha così tanta fiducia in sto ragazzino da affidargli questo compito. Francesco Novella in tutte le cronache indubbiamente rifulge come un personaggio fuori dal comune. Non capisco perché non sia stato approfondito in precedenza come meriterebbe, perché è bello, bravo, intelligente, coltissimo, coraggioso, abile in tutte le cose che fa. È anche un fine politico, perché insomma, per riconquistare lo Stato gira e mette in scacco mezza Europa, riesce a farsi aiutare dai fiorentini che lo volevano scaricare, riesce a farsi aiutare dai bavaresi che dopo cambiano forse idea, riesce a dribblare i Visconti, riesce a convincere i veneziani a passare dall'odio al supporto. Cioè è indubbiamente un uomo e si fa aiutare dalla vedova della Scala, di Antonio della Scala, che lui stesso ha contribuito a perdere. Poi della Scala viene ucciso attraverso il veleno dai Visconti. Insomma, è un uomo notevole. Un uomo di una lealtà impressionante, perché più volte nel corso della storia gli stessi padovani gli dicono: senti, ma qua la situazione è grave, tradisci tuo padre e noi ti appoggiamo. I padovani, ma non solo i padovani, è una cosa che si ripete, lui si rifiuta sempre in maniera radicale. Che direi che fosse un caso unico, ecco, nella storia delle signorie italiane, dove la norma è l'omicidio tra familiari, e lo stesso padre suo, insomma, ne ha combinate diverse. Lo zio lo ha chiuso in una rocca e lo ha fatto morire lì a Monselice, insomma, è chiuso bene nelle segrete, quindi non è che l'abbia ereditato col patrimonio genetico, è lui che è così. Ed è un personaggio che merita non solo rispetto, ma una rivalutazione formidabile, perché è notevole. È lui che è così. E tra l'altro è anche vittima di una fine tragica e angosciosa, di una violenza, di una crudeltà che lascia stupefatti. Mi sono persa questa parte qua, mi scusi. Non l'ha detta perché non... Della morte di Francesco Novella? No, non ne ho! Perché sennò uno non compra il libro. Ecco perché. Giustamente, però diciamo che un pezzettino forse ve lo posso così raccontare. Da Carrara sono prigionieri a Venezia. La data 16 gennaio 1406, il luogo, la cella detta Torresella, lo strumento, la corda di una balestra. Prima tocca a Francesco Novello. Per alcuni reagisce e tende di resistere, per altri si rassegna. Ne comunicano la morte a entrambi i figli. Questi sono i veneziani, Quindi prima lo strangolano e dopo vanno a dire ai figli: abbiamo strangolato vostro padre e adesso vi strangoliamo con la stessa corda di balestra. Quindi viene il turno di Francesco III, che è il figlio, uno dei figli, sarebbe stato l'erede, diciamo, della signoria. Nello stesso posto del padre, cioè lo portano dalla sua cella nella cella del padre e lo fanno fuori lì.
E infine a Jacopo da Carrara. Anche questo Jacopo è qua, secondo me, dimostra una incredibile grandezza. Cosa fa? Chiede se anche il fratello sia morto e gli dicono di sì. Allora, con assoluta calma, ha dato la risposta positiva, cosa fa? Dice, mi date un po' di tempo perché voglio scrivere un'ultima lettera a mia moglie, a Belfiore da Camerino. Gli viene concesso, lui la scrive e quando la finisce viene ucciso, tutti con la stessa corda. Questo è il messaggio che viene. Francesco Novello viene sepolto poi nel chiostro della chiesa agostiniana di Santo Stefano, in un sarcofago anonimo, però con gli speroni d'oro del cavaliere, dove vengono sepolti i due figli. Non si sa, esistono versioni diverse, ma in realtà poi il fuoco dell'incendio che distrugge nel 500 il chiostro di Santo Stefano si porterà via anche il sarcofago di Francesco Novello. È una cosa così, insomma, che almeno a me ha colpito per la violenza morale, diciamo, prima ancora che quella proprio fisica. È proprio come un gusto degli... un'ulteriore umiliazione o distruggere. D'altronde inseguiranno i veneziani per 50 anni tutti da Carrara in giro per l'Italia, e all'unico ramo sopravvissuto che esiste ancora oggi, Papa Fava dei Carraresi, dicono? Benissimo, voi dovete ovviamente rinunciare a qualsiasi pretesa, a qualsiasi, e dovete anche rinunciare al cognome. Vi chiamerete Papa Fava e dimenticatevi di da Carrara. Lo tireranno fuori solo quando la Repubblica sarà caduta. Grazie. Grazie a voi. La pioggia è anche cessata, direi che gli dei ci sono favorevoli. Thank you.